Ciao a tutti da Agrimarlino, finalmente è arrivato anche il grande giorno della raccolta della mia soia. È insomma, una grande soddisfazione per me il, il, primo, il primo raccolto che porto a termine e posso dire insomma di averla vissuta a pieno questa stagione e sicuramente di non rimpiangere la scelta e l'investimento che ho fatto, è ben consapevole come dicevo che. che che non ci saranno grandi soddisfazioni economiche però credo che nel mio piccolo ecco ci siano anche altre altre cose importanti ecco vediamo i risultati sono curioso ovviamente ve li, ve li dirò appena finita la trebbiatura eh, giornata insomma così così non c'è un gran sole però eh, ovviamente vale la pena trebbiarla adesso mette ancora diversi giorni di pioggia e come potete vedere la soia, la soia è secca, quindi non, non valeva la pena aspettare oltre. E team Maestrini all'opera con la guida Giuseppe, che comunque ringrazio tutti della disponibilità. Ci vediamo, stiamo aspettando il camion per lo scarico. qua tre giorni dopo la raccolta torna a splendere il sole ma è venuta veramente tantissima acqua Come potete vedere c'è l'acqua c'è l'acqua ferma anche nel mio campo quindi sono sicuramente molto contento di essere riuscito a raccogliere eh, perché perché sarebbe poi stato veramente difficile eh, entrare quindi sarebbe passato sicuramente altri, altri altro tempo ecco allora il risultato finale in questa mia prima raccolta ho prodotto 131,8 quintali gli ettari seminati sono 4 quindi facendo il conto siamo sui 33 quintali per ettaro. Umidità alla raccolta 16,5%, per quello sono, sono molto contento. Quindi era un'umidità direi che quando il giorno che ho trebbiato martedì era stata l'umidità più bassa che, che il centro raccolta aveva visto eh, ne, 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 nella giornata. Quindi una produzione che ritengo bassa ma che è in linea con quello che alla fine prevedevo, con quello che erano, erano le mie stime. Eh, diciamo che i 30 quintali erano l'obiettivo minimo e l'obiettivo che avevo in testa erano i 40-45 quintali per ettaro. Ma avevo visto già, avevo capito in ferragosto che sarebbe stato un obiettivo eh, irraggiungibile. Situazione al 2 settembre, come potete vedere, la soia sta iniziando a. Eh, cambiare colore, perdere le foglie, siamo in pieno riempimento, però qua purtroppo tanti baccelli li sta eh, mollando, non si sta riempiendo proprio per il grande, il grande stress in fase di riempimento. Qua sarebbe servito una bella pioggia e invece qua la pioggia non è venuta. E quindi il riempimento dei baccelli sicuramente è molto più difficoltoso. Io ho irrigato la soia, questo campo l'ho irrigato a fine luglio, però con le temperature che c'erano sicuramente non è stato sufficiente. L'altro discorso, quello che vi ho appena fatto vedere, il campo comunque presenta, presenta delle, delle criticità nel senso che ci sono comunque degli avvallamenti, c'erano anche questa primavera eh, sia prima di aver seminato e anche dopo l'acqua comunque si era era rimasta sul campo e quindi eh, ho delle tare che, che sistemerò col tempo. In più, come potete come avete visto dal, dal video che ho fatto col drone eh, anche la conformazione stessa del campo che è praticamente abbraccia una la corte che c'è al centro ecco, dell'appezzamento. Ecco, questo non, non aiuta sicuramente eh, il fatto di, di produrre eh, al massimo. Quindi ci sono vari angoli, anche l'irrigazione che è stata fatta comunque non è riuscita ad arrivare proprio dappertutto e, e quindi niente. Insomma, diciamo che mh, si poteva fare qualcosa in più, ma più di tanto io non, non, non potevo fare ecco e quindi questo deve essere un punto di partenza e sarà sicuramente di stimolo per cercare eh, già dal prossimo anno comunque di, di metterci ancora più impegno più attenzione ritengo comunque di aver fatto eh, tutto quello che si poteva fare eh, anche in una logica ovviamente di eh, efficienza dei costi eh, è una delle sfide che, che mi pongo eh, non solo per risparmiare ma proprio per, eh, per capire se in effetti c'è o meno una, una marginalità anche in aziende piccole come può essere o piccolissime come può essere la mia eh, non ho titoli pa quindi nessun tipo di, di aiuto quindi vorrei, vorrei adesso sicuramente farò i conti e li condividerò con voi e vedremo insomma un attimo quella che se rimane se, ci, se riesce a rimanermi qualcosa in tasca eh, sicuramente è, un, è uno dei discorsi più, più, più critici ma più importanti da fare proprio la, la gestione dei costi, eh, dei costi di coltivazione perché a volte, a volte magari produrre 5-10 quintali in più per ettaro c'è il rischio di, di spenderne di più in, in per esempio in irrigazione o altri interventi, magari anche in lavorazioni che non, danno, che non fanno la differenza. Quindi quella è una sfida cercare di essere efficienti anche dal punto di vista. Eh, economico, ecco, grazie a tutti voi perché insomma mi sento, mi sento comunque parte di una comunità che condivide risultati, condivide oserei dire gioie e dolori e quindi, e quindi anche questo mio percorso insomma non mi sento da solo avrei voluto fare dei record ma i record non sono facili da fare quello che avrei potuto cambiare quest'anno col senno di poi quello, quello che cambierei Visti, visti i risultati diciamo che la cosa principale è che ehm, tornando indietro seminerei un ciclo più precoce, eh, in particolar modo mi, mi, mi piacerebbe aver seminato l'A50 che ho visto molto molto bene, eh, non so se avrei prodotto di più, sicuramente l'avrei raccolta prima, ehm, però sono convinto che non avrei prodotto meno. Altro discorso è quello che una parte del campo era seminata a T45 e l'altra parte ad A60. Non sono riuscito a, a pesare, purtroppo era, era molto difficile, i tempi erano stretti. Ma così a sensazione mi sembra che qualcosa in più T45 abbia fatto. L'A60 l'ho voluta seminare perché l'anno scorso comunque mi aveva ben impressionato nell'azienda mezzanella dove faccio le prove, però questo forse è stato anche un errore perché non, non è detto che dove automaticamente una soia che produce tanto in un campo poi eh, si comporta allo stesso modo in altre condizioni e in tutt'altro tutt contesto, quindi questo sicuramente è un errore che ho fatto. Altri errori mh, gravi direi che non ritengo di averne fatti, la gestione di serbo è stata ottimale. Era un campo, come vi ricordate veramente, c'era un bosco di, di, di Sorghetta, di Gravinace. È stato, è stato comunque non facile pulirlo, però ritengo, ritengo anche lì di aver fatto un buon lavoro, con un'ottima tempestività. Sì, è scappato qualcosa, ma, ma non, non si poteva a mio parere fare di più un altro intervento, due interventi graminicidi, non, non, non avrebbe fatto sicuramente la differenza nella produzione. L'irrigazione, come vi ho detto, sì ho dato un'irrigazione, però non, sicuramente non è quella che ha fatto la differenza, purtroppo sono mancate le piogge nel, nel momento critico e, e quindi questo, questo è quanto. Gli esempi che a volte vi porto di aziende che fanno grandi produzioni sicuramente è, è, merito, è merito di tanti fattori e, e non ci si inventa dall'oggi al domani. Grazie a tutti di avermi seguito. Continuate a farlo al prossimo video. Raccontatemi, continuate a raccontarmi le vostre produzioni di soia, se avete trebbiato, se invece state aspettando ancora una finestra utile. Sono in tanti e sicuramente le condizioni sono, sono molto critiche. E, fatemi sapere, come sempre. Eh, un saluto. Ciao.